Con Garage & Roll stiamo andando alla scoperta dei sotterranei musicali delle nostre città, ripercorrendo un viaggio musicale nella storia dei garage di ieri e di oggi. Luoghi simbolo già da tempo dove coltivare idee e talenti e dar voce all'espressione artistica. Andremo a trovare gli artisti direttamente nella loro tana creativa, dove ci racconteranno le loro storie e il loro sound. Quest'oggi Garage & Roll torna fuori dal raccordo, in una cittadina situata a sud-est di Roma, considerata un vero e proprio gioiello in stile medievale e che rappresenta uno dei centri laziali più ricchi di testimonianze storiche, artistiche ed architettoniche. Palestrina. La cittadina è oggi nota per essere un centro archeologico davvero eccezionale. Ma non solo storia, Palestrina gode di una fervente realtà musicale di cui fanno parte i Vinnie Jones, la band che incontreremo oggi. I Vinnie Jones sono un gruppo dalle mille sfaccettature rock. Il loro sound e la loro musica sono un mix di contaminazioni che sfuggono da qualsiasi incasellamento di genere. Il loro suono affonda le radici nell'heavy rock, con diverse influenze che vanno dallo stoner al grunge e con uno sguardo rivolto in particolare alla scuola americana dell'alternative rock degli anni 90. Tante influenze che arrivano da oltreoceano, ma lo stile dei Vinnie Jones è del tutto italiano, originale, di classe e mai scontato. Un rock di forte impatto, sanguigno, in grado di far emozionare e riflettere e dove si concentrano tutta la passione e l'entusiasmo che questi quattro musicisti sentono per la musica. Andiamo ad incontrarli! Siamo usciti dalla dimensione un po' frenetica della città di Roma per entrare in una dimensione un po' più bucolica qui a Palestrina, ma in realtà ci sembra a noi, appena siamo arrivati, di essere entrati appunto in una dimensione più americana, sia per il sound che questi ragazzi fanno e sia per la loro sala prove che vedrete a breve, che ricorda molto lo stile delle sale prove dei garage americani. Beh, sicuramente non è un box romano. Ecco. È più una cosa un po' personalizzata, col fatto che è solo la nostra, ci suoniamo solo noi e poi comunque ce la siamo aggiustata a nostra misura. Personalizzata sempre noi. E poi c'è questa cosa che è rimasta un po', che chi c'ha la band subito si fa la sua tana creativa, la sua tana, sì, o adibisce un po' un chi ci riesce, chi può, chi è fortunato come sono stato io tanti siete anni fa. La costruita però a voi, cioè, sì, poi io ho fatto quella, ci abbiamo suonato e poi mi ci sono fatto casa addosso. Beh, allora continuate con questo spirito, perché questo è quello che serve. Allora, Antonio, apriteci le porte del vostro regno creativo. La caratteristica di questa sala è che tante. Eccoci qua. Piccolina. Accogliente. Bella calda. Il camino è il solpalo. Soprattutto serve. Però c'è il climatizzatore perché quello serve. Sì. Ecco qua. Qua purtroppo col fatto che è insonorizzato e non ci sono finestre, come è giusto che sia, noi da maggio fino a settembre è praticamente impossibile suonare senza condizionatore. Eppure questa sarà la seconda estate col condizionatore. Non c'è mai stato. L'anno scorso l'hai messo tipo a luglio-agosto, però. No, l'ho messo a primavera. Giugno ce lo siamo fatto tutto bene. L'abbiamo fatto tutti. Ah no, è vero, perché non c'avevo niente. Quindi l'avevo comprato a Natale, ma poi. Tra dire e il fare, insomma. No, quello che ci sorprende, mi sorprende a me, che in un'epoca come questa di iperproduzione in cameretta, tra sintetizzatori e sonorità un po' elettroniche, qua vediamo ancora appese le chitarre, in un'epoca nel quale molte persone hanno deciso di appendere la chitarra al muro o di metterla in soffitta. No, noi sangue, sudore. Soprattutto sudore. Tanto sudore. Chitarre che fischiano. Allora va bene, sentiamo qualcosa e siete pronti per sentire un rock potente come non lo sentivate da tempo. Ecco a voi Vinnie Jones. Non
torna questa volta direzione verso est. Siamo venuti a Palestrina dai Vinnie Jones, l'ho detto bene, sì. Vinnie Jones, ho bene. Fatto attenzione, perfetto. Esatto. E quindi c'è Lara oggi con una sfilza di domande. Io preparo un bel caffè perché veramente sono tanti gli argomenti con questa rock band da un tono decisamente energico. E quindi un bel caffè ci sta. Sono Andrea alla batteria, abbiamo Gianluca alla voce e alla chitarra, Lodovico al basso e esatto, e Marco alla chitarra e alle voci. Il vostro sound e la vostra musica e in realtà rimandano a un rock dalle mille sfumature, o quasi a un non genere. A voi non vi piace definirvi, no? Con un sottogenere, anche no, se in realtà lo rimandate. No, perché sennò litigheremmo su. Siamo metal, no, siamo stoner, no. Okay. Esatto, e quindi ecco, voi fate rock, dalle mille sfumature, che cos'è per voi oggi il rock? Domandone! Semplice, hai detto facile, questa è facile! Erano facili! Però proprio emozione parliamo. Cioè, il rock è quello, l'hai definito bene tu prima, nel momento in cui, in un periodo storico in cui la gente appende le chitarre e accende i sintetizzatori, noi buttiamo, non compriamo i sintetizzatori e accendiamo le chitarre. Esatto, oh. Ero, vedi, perfetto. C'è qualche Chiara altra definizione, diciamo, a questa domanda semplice. Non vale. Esatto, voi però in realtà vi formate nel lontano 2015 e realizzate un EP in inglese, esatto, chiamato Super Nothing. Esatto. Già dalla spiccata voglia di vivere. Come mai poi la scelta, che avevano fatto tanti questa domanda, però di passare all'italiano, è stata una necessità? È stata una necessità sotto tanti punti di vista, una scelta sotto altri, nel senso la cantare in italiano è difficile, cantare in italiano però è bello, cantare in italiano, l'italiano arriva prima, e poi soprattutto nessuno qua è madrelingua. E per quanto l'inglese lo puoi sapere bene, stai sempre comunque comunicando in una lingua che non è tua, che gli altri non capiscono, perché cioè i testi in inglese, ma a lui li faccio leggere, lui li posso far leggere, ma lui come Ludovico, come no, forse Ludovico, poi l'inglese non ha, Massimo, Marco pure, ma io per stesso, io cioè devo mettere là, scrivere i testi col vocabolario, non si può. Pure il momento di sfatare che inglese è figo, italiano no. Ecco, sì, esatto. Italiano basta con saperlo contestualizzare, cioè io non voglio dire che noi siamo bravi al mondo, però insomma l'italiano se ce lo incastri bene è figo, con qualsiasi genere. È una lingua che ha creato molti poeti. È un pregiudizio. Perché scrivere in inglese, io l'ho visto, mega band underground fortissime, e poi i testi che fanno pena, e comunque dice vabbè, è una cosa in meno da fare, non dico quattro cazzate, faccio il copia e incolla in inglese, sì. Suona bene, perché comunque suona bene, nessuno capisce nulla, nessuno va a sentire, comunque male il nostro genere, il testo viene dopo, invece a me questa cosa non piace. E poi sì, con l'ultimo album un pochino, non so, almeno a mio avviso avete cercato di comunicare questo, un po' uno sconforto, un po' una frustrazione di un'epoca che stiamo vivendo. Quello è, cioè scrivere ciò che non provi è per me impossibile, perché io ho letto i manuali per come scrivere i testi e, dice che io, cioè Manuel Agnelli fa il catapulto, esatto, si chiama, taglia i libri di cucina, dei libri di matematica, copia, ci mette le frasi belle insieme, gli dà un senso, sì. E in Verdena non si capisce un cazzo, però che non vuol dire niente, non si capisce un cazzo, per la loro stessa missione, per la loro stessa missione. Poi c'è la scrittura per immagini, c'è Battiato fa gli elenchi, però poi ognuno trova il suo modo. Il nostro il è quello, vostro mondo è autobiografico. Quello quindi. Autobiografico sì, perché ti ripeto, come lo dicevo prima, non riesco a scrivere quello che prova Andrea. Cioè se devo scrivere quello che prova Andrea, lo scrive Andrea, poi magari lo sistemo per cantarlo. E come
come parlavamo prima, dietro le quinte, tra di noi, al giorno d'oggi appunto un gruppo quasi deve essere manager di se stesso, quindi appunto darsi delle scadenze, trovarsi le date, e, insomma occuparsi di tutto ciò che è social, di quello che deve far arrivare appunto al pubblico. Esatto. Voi come la trovate questa situazione? Ecco, difficile. Difficile. Difficile perché comunque nessuno ti regala niente, nessuno verrà mai a fare il tuo manager o booking man, come dicevamo prima, sì. Se prima non c'è un lavoro dietro. E noi il lavoro dietro stiamo cercando di farlo. Ovviamente non siamo per forza di cose musicisti professionisti, perché siamo tutti intorno ai 30, tranne Ludovico, insomma chi più chi meno, sì, sì. I 30 l'abbiamo passati e dobbiamo lavorare, purtroppo. Beh, quella brutta cosa che fa il lavoro. Scrittura, insomma, live. I live, il tempo ne occupa, però lo fai perché lo vuoi fare, perché ti piace e perché anche se suoni davanti a quattro persone comunque è stato sempre meglio farlo che non farlo. Quindi il riscontro del pubblico c'è? Scontro il pubblico c'è anni. Stato. Nonostante voi fate un genere che comunque è difficilmente ascoltabile di questi tempi, ma non per, no, per qualità, ma... o per. Cioè perché in questo momento è raro, no, che qualcuno ancora faccia gli assoli, che qualcuno. No, perché siamo faccia... stati dei metallari. Ecco. Quindi quella è una cosa che non. Mamma, sono stato metallaro anch'io. Sì, cerchiamo di fare quello che ci piace fare, ci è sempre piaciuto questo. Non mi troverei a fare nient'altro. Forse okay. Ma per fortuna, io non mi troverei nemmeno a non suonare. Che lo fate. Sì, infatti. Perché c'è bisogno di rock. Se lo facesse un po' più di gente, no, un po' no, più. No, più di... che altro è quello, infatti. Perché poi in un mercato saturo come questo, dove la gente appunto quasi stenta a cercare nuova musica, la soglia d'attenzione, no? È bassissima. Ecco, esatto, questo. Quindi se dire. Tu non fai una cosa che suona bene, è figa, è anche un minimo orecchiabile per quanto riguarda il nostro genere. E cioè, ti metti a fare la cosa, non ti caga nessuno, perché su Spotify schippi a volo. Esatto. Quindi devi cercare di catturare, esatto. Quindi invece un'immagine figa, una pagina figa, purtroppo c'è anche l'aspetto social che io odio a morte, però purtroppo lo devi fare, di averci gli account di Twitter, l'account di Instagram, perché e cercate di seguirlo, di fronte, sì, di fronte a una qualsiasi persona che vuole lavorare con te, come è stata Marta per noi, che è stata al nostro ufficio stampa per circa 6 mesi, poco più. Cioè, mi ha detto fate Twitter, ma che c'è faccio con Twitter? Ma che è Twitter? Non lo sai, i giornalisti Twitter, non lo poi, uso c'è Twitter. Una esatto, poi. No, intanto è uscito il caffè. Grande schiumetta, è pronto. Ci serve un vassoio. Quanti sono, Gianluca? Io lo assaggio. Tu lo assaggi, il resto tutti? Sì, sì, sì. Zucchero? Io senza zucchero. Sì, sì, non è che c'è un leader o un portatore. Cioè io magari posso portare una canzone già bella e fatta, però comunque senza di loro poi non sarebbe diventata quella che sta sul disco. Sì, sì, sì. Vabbè, bello di una band è che ognuno porta le sue influenze, il suo mondo. Ma anche come genere si vede che è un rock che comunque, abbiamo detto, no, è difficile definirlo, però perché ha tanti influssi, quindi sì, perché sì. Ognuno porta il suo mondo. Siamo persone che ascoltano di tutto, e tanto, e un sacco di roba, perché poi tutti sì, molto magari... differenti uno dall'altro, perché lui magari un po' più sul metal, primi 2000, fine anni 90, e Marco c'ha più Tool, Perfect Circle, la parte là, anche il grunge lui molto. Ah. E Ludovico si ascolta gli Slayer, però il giorno dopo si ascolta Colle del Fomento, quindi comunque io invece ascolto pure io del vado, tutto la penso che soneggia a Colle del Fomento pure io, quindi comunque sì, sì. Io ho sentito anche molto punk, vabbè, però punk anche, siamo cresciuti principalmente noi due, no, effetto, ho sentito. Ringraziamo i Lini Jones per essere, anzi no, grazie, non per essere stati con noi grazie a loro per averci ospitato, per la loro dana creativa, come sempre diciamo. Grazie a quello del caffè, prego, è stato un piacere. Caffè, luci, la compagnia.
Davvero, grazie a loro. E vabbè, per salutarci, poi, vi lasciamo. Se avete una band e volete partecipare a Garage Roll, vi lasciamo l'indirizzo per scorrere. Se volete, iscrivetevi anche al nostro canale YouTube. Gli adesivi, se li volete mettere in giro, certo, fate pubblicità, no, ci fa anche piacere. Mettiamo un po', certo, in giro. Come sapete, noi ci facciamo ospitare, non ospitiamo noi perché non abbiamo, esatto, luogo, però invece offriamo il caffè, l'unica cosa che possiamo fare. È bello scoprire il territorio, sarebbe triste ospitare tutti a casa nostra, c'è un mondo da scoprire, cioè a Palestina sono quando ci sarete mai. Esatto, no, infatti, no, grazie. Ma infatti è bello di muoversi, infatti, a conoscere. Allora ciao a tutti, ciao, alla prossima, ciao. Ciao, grazie. Nella prossima puntata di Garage & Roll, una nuova band, una nuova storia, una nuova location, un nuovo box e tanta tanta musica. Ciao da Garage & Roll.